Buonasera a tutti dal centro commerciale Etnapolis di Valcorrente in provincia di Catania. Applauso che parte dalla galleria e anche dalla parte superiore. Oggi è una giornata importante, non è tanto perché è domenica, lo dico alle tante belle signore presenti. Oggi che cosa è? È la festa della mamma. Allora, applauso a tutte le mamme presenti, anche a quelle che non ci sono. Facciamo un applauso anche a queste due ragazze che sono pronte con le rose rosse per le nostre signore. Il suo nome? Mary. Mary, invece il tuo? Cristiana. Cristiana, e quanti anni hai? 7. Com'è la tua mamma? È gentile. Gentile, bellissimo, gentile, poi? È bella. E io dico che il dono della maternità è il dono per eccellenza per le donne. E il mio augurio è proprio questo, che tutte le donne possano avere questa occasione, questa opportunità di vivere la maternità. Risuonano amore e gentilezza, e per noi bimbi ce ne so di quelli che suonano dolci come una carezza. Io dico testi nomi, ne so uno, volete sapere voi che nome sia? È il nome caro della mamma mia. Che bello che... Complimenti, è bravissima mamma, cuore di mamma. Vuole un applauso di quello proprio strepitoso. Alla mia mamma, cosa dona la mia mamma? Una torta con la panna, un bel mazzolino di fiori dei magnifici colori, una scatola di caramelle o un vassoio di frittelle. No, le donerò il mio cuore e un abbraccio di vero amore. Applauso. Queste parole dai figli, che emozioni le dà? Un'emozione tutti i giorni, non tutti. Solo per la festa della mamma, ma è un'emozione tutti i giorni crescerli e avere il suo amore pure. Mamma è Barbara. Ma una mamma per la famiglia, cioè cresciuti su e continua a crescere i nipoti, quello è il fatto. Cioè continua anche con noi, cioè, ci segue tuttora. Stefano. Allora, è una madre sempre pronta, a disposizione per me, fa sempre tanto per me e quindi praticamente volevo che dirle in questo giorno così importante, ovvero è la festa della mamma, che non finirò mai di ringraziarti per tutto quello che fai, che hai fatto e che so che continuerai a fare per me. Ti amo di bene. Com'è essere mamma giovane, giovanissima? Io dico che mi ha cambiato tanto questa esperienza, perché alla fine mi ha portato tanta positività e anche a sistemarmi sul lavoro e avere la buona volontà di farlo.